fui chiamato Dolindo, che significa dolore. Dolindo nacque a Napoli il 6 ottobre 1882 da Raffaele Ruotolo, ingegnere e matematico, e da Silvia Valle, discendente della nobiltà napoletana e spagnola. Il dolore effettivamente si presentò nella sua vita prestissimo. A 11 mesi subì un'operazione chirurgica sul dorso delle mani per un osso cariato. Poi un altro intervento per un tumore sotto la guancia che interessò anche le ghiandole. La numerosa famiglia, le scarse entrate, la quasi avarizia del padre facevano sì che nella sua casa si soffrisse la fame, con mancanza di vestiario e scarpe. La sua vita, Don Dolindo, l'ha raccontata in una poderosa autobiografia, oggi stampata in due volumi, con il titolo «Fui chiamato Dolindo, che significa dolore». Ed ora, non sapendo quale sarà il giorno della mia morte, io anticipo col cuore, tutto unito alla tua volontà, il mio addio alla terra, dove passai pellegrino fra tante pene, dove fui un povero nulla, dove vissi nel pieno sentimento del mio niente, nella povertà che ho amato e nella umiliazione che mi è stata compagna fin dai miei più teneri anni. Lo conoscevano tutti perché andava in giro con una borsa di pezza nera fatta da lui stesso, piena di pietre. Quando uno chiedeva: ma padre Dolì, che portate in quella borsa? Lui diceva: perle preziose per il cielo. Conobbi nel 1965. Fu proprio durante una santa messa del caro padre Dolindo, a cui io partecipai vicino accanto a lui come chierichetto, quando improvvisamente ed istantaneamente io ho avuto un'esperienza con Dio. Le opere di Dio si sviluppano sempre senza che quasi mai l'uomo se ne accorga. Il Signore segue il suo cammino e gli uomini sono come atomi trasportati dal turbine della sua divina attività. Ordinariamente è sempre dopo che si può ammirare il ricamo di un disegno di Dio. Il caro padre Dolindo mi aveva avvicinato alla figura del sacerdote. Quando dopo la messa ho riferito questa cosa al caro padre Dolindo, egli, guardandomi con grande amore, con grande tenerezza, come sapeva fare lui, mi disse, perché chiamava tutti angioletti, mi disse: angioletto, questi sentimenti che voi avete espresso non sono vostri, ma vengono da Dio. Quindi io ho detto queste cose, ma tante altre me ne ha insegnate, me ne ha trasmesso con la sua vita. Ecco, io qui tra le mani, oltre alla corona del Santo Rosario, che
era la sua arma come quella di Padre Pio. Ho qui un libro del Commento alla Sacra Scrittura, questo è quello che riguarda il Vangelo di San Marco, ma lui ha fatto 24 volumi soltanto sulla Sacra Scrittura e complessivamente 33 volumi su altri argomenti importantissimi, sul sacerdozio, sulla Vergine Santissima, che ha scritto negli ultimi tempi nonostante le grandi tentazioni e persecuzioni dei demoni che lo buttavano di notte dal letto, mettendolo nella condizione di non poter scrivere. Lui mi raccontava cose veramente orribili da parte dei nemici di Dio. Padre Dolindo ha avuto tanti figli spirituali intorno a lui come suoi discepoli, e io sono l'ultimo di questi, ma insignito anche del più grande dono.